sperimentato l'innovazione didattica adottando il modello della Flipped Classroom. Ho messo a disposizione degli studenti in anticipo materiali grafici, video, perché potessero prepararsi alla successiva struttura della lezione. Una volta in classe abbiamo cominciato con un test d'ingresso che misurasse il livello di apprendimento che gli studenti hanno acquisito attraverso lo studio dei materiali messi a disposizione in precedenza. Successivamente sono passato a svolgere la mia lezione in un tempo non più lungo di 15 minuti. Dopo la lezione c'è stata un'attività plenaria nella quale i ragazzi hanno raccolto in forma individuale delle parole chiave. Dopo l'attività plenaria la classe si è organizzata a gruppi. Ogni gruppo è stato incaricato di costruire una controlezione sulla base della mappa mentale condivisa con l'intera classe. Ogni gruppo ha avuto a disposizione 20 minuti per preparare una presentazione PowerPoint da condividere successivamente con l'intera classe. Abbiamo quindi concluso le attività attraverso un test finale di uscita che avesse il compito di misurare il livello di apprendimento acquisito durante le attività in classe. Dopo la lezione, gli studenti hanno potuto attuare degli approfondimenti individuali sugli argomenti e sui feedback che hanno ricevuto dalle attività in classe. Accanto alle tradizionali attività dei laboratori di progettazione, abbiamo immaginato un concorso progettuale con enti esterni.